Creta si producevano oggetti di uso pratico. L'idea della mia bottega era quella proprio di riportare la ceramica a una dimensione più artistica, più legata al territorio. Dipingere sulla ceramica significa mettere questi ossidi coloranti e aspettare dopo il responso del forno per vedere qual è il risultato del lavoro che tu stai facendo. La cottura era un rituale che si faceva in maniera religiosa. Si concludeva mettendo dentro il forno una figurina del santo protettore del paese. I tarocchi non sono proprio un tema molto ricorrente nel campo della ceramica, ma tutto l'esoterismo, tutta la magia, le macarie, è proprio quello che stiamo interpretando, ricavando quella che è la sintesi molto povera e molto, diciamo, alla portata di un mondo contadino, di quello che potevano rappresentare i tarocchi. La bottega di ceramica era una dimensione prettamente maschile. Io credo di avere questo merito o comunque la soddisfazione di aver introdotto la figura femminile per la quasi totalità. Mi sono scoperta e promossa ceramista, meglio del maschio, dell'uomo, però... L'idea di poter collaborare con questa grande maison che è la Christian Dior per noi è una forma di gratificazione e credo che sia il coronamento di questa nostra missione. Sì, ti accanto sempre a tutte le...